C'è da chiedersi cosa potranno insegnare dei professori plagiati che scambiano i loro allievi liberi per plagiati. E quello che è capitato a Fano, una frontiera, una trincea, dove un ragazzo che ha avuto dei dubbi sulla utilità della mascherina, leciti, perché fino al 4 di aprile dell'anno scorso il presidente della Protezione Civile, che si chiamava Borrelli, non portava la mascherina, era prescritta soltanto negli ospedali e soltanto in ambito sanitario, era ritenuta inutile e inefficace. Diceva Borrelli: io non porto la mascherina perché rispetto le distanze. Credo, dopo lo scandalo che ha fatto capire che le mascherine sono state un colossale affare, soprattutto un affare, al di là della loro utilità, molto discutibile, hanno portato degli affaristi a prendere 70 milioni di euro di commissioni o tangenti. E allora un ragazzo si permette di dire in classe, a Fano, che vorrebbe non portare la mascherina. È il mio stesso pensiero. Io non sono plagiato da nessuno, ma sono convinto che l'ossessione delle mascherine sia pericolosa e le regole imposte eliminino la possibilità di valutare ragionevolmente. Uno che porta la mascherina all'aperto è sicuramente matto, però la porta perché è plagiato. Lo stesso ministro Speranza è arrivato a dire: all'aperto è molto minore il rischio di un contagio che al chiuso. Eppure vi hanno costretti, anche lei, cara professoressa, a stare al chiuso e lì a contagiarvi. Vi hanno impedito di andare in bicicletta, lo dico mille volte, da soli, con la distanza di un metro almeno, come se fosse pericoloso andare in bicicletta marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno scorso. Vi hanno impedito di sciare. Ed è evidente che l'obbligo della mascherina serve a creare la psicosi del pericolo. E quindi qualcuno ha plagiato lei, cara professoressa. Non di meno, quel ragazzo a 18 anni non è stato fatto uscire di classe, libero di muoversi all'aria aperta. No, hanno chiamato un'ambulanza e un'auto della polizia. Il giovane resiste, perché quando le leggi sono sbagliate occorre ribellarsi, questo non ha capito lei. Quando c'era il fascismo occorreva ribellarsi. La ribellione può anche essere mal riposta, ma è un segno di libertà. E la dittatura è che tutti facciano le stesse cose, che tutti abbiano le stesse regole, anche quando sono senza senso e senza ragione. Cara professoressa, questo dovrebbe insegnarlo lei, perché il rispetto della legge non vale se la legge ti dice che devi cacciare gli ebrei dalle scuole, che devi perseguitare gli ebrei. Quella è una legge, era una legge, chi si è ribellato ha fatto bene. Allora, non siamo a questo livello, ma io credo che sia plagiata lei, perché dopo 2 ore viene portato in un ambulatorio, in un reparto psichiatrico. Pensi cosa avete fatto a questo ragazzo, e gli avete fatto un TSO, e lui dice al telefono: sono qui al reparto psichiatrico di Peso, la Muraglia, perché mi hanno fatto un TSO, mi hanno detto che dovrò stare qui una settimana, perché non voleva portare la finta mascherina, di finta sicurezza. In questo momento la dottoressa mi sta portando via tutti gli oggetti pericolosi, perché pensano che lui si possa suicidare. Suicidarsi potreste farlo voi, che avete paura di tutto. Non lui, che ha cercato di usare la ragione. Interviene poi, prendendo il telefono del ragazzo, la dottoressa del reparto: un'altra fascistella. Il giovane deve starsene sereno, la telefonata deve terminare qui. E gli tolgono il telefono. La domanda se un ragazzo di 18 anni che protesta per la mascherina possa finire in psichiatria, risponde la dottoressa: questo ragazzo ha intorno persone che lo stanno mal consigliando. Lei è mal consigliata. Lei non ha parlato con i medici che le possono tranquillamente dire che la mascherina è usata a sproposito e che andava usata in ambito sanitario e che non va usata all'aperto. Lei è plagiata, cara dottoressa. E qui viene fuori l'insegnante, non so come possa insegnare, rovesciando la verità. Dice: guardi, non come preside, la preside di questo istituto di Fano, vorrei sapere chi è, ma mi rivolgo a lei, e nemmeno come insegnante. Questa mattina sarei scesa in strada perché il costituzionalista, cioè un signore che ha spiegato la Costituzione e quelle libertà elementari che anche un magistrato a Reggio Emilia ha ribadito contro il DPCM, che sono quelle per cui una persona è libera e decide per la sua vita, e che sono degli articoli importanti della Costituzione, a partire dall'articolo primo che riguarda il lavoro, che è stato impedito a molte persone, e a Pesaro abbiamo combattuto una battaglia perché non fossero chiusi i ristoranti, non si sa perché, alle 8 di sera, ma alle 6 invece aperti.
E allora il fuso orario cosa vorrebbe dire? Se uno viene dall'America e ha 6 ore di avanzamento di ritardo, che cosa vuol dire? Che non può mangiare? E poi sarei scesa, dice questa simpatica preside, per dargli un pugno in faccia. Vedete qual è il metodo per discutere? Un pugno in faccia, perché lo ha plagiato. Questa storia parla una plagiata da quello che non sa, che porta la mascherina per forza e la impone come un emblema della paura, e dice che quello che insegna la Costituzione a questo ragazzo avrebbe plagiato il ragazzo. Mi addolora profondamente, soprattutto come mamma. Poi arrivano i particolari di questa protesta partita come la ragazzata di uno che fondamentalmente è un bastian contrario. Ecco, è bello che sia un bastian contrario, è bello, è giusto, e va aiutato. Non va portato in psichiatria, non va sottoposto al TSO. E la polizia arriva per un ragazzo, questo è quello che insegna lei, cara preside, e il costituzionalista che questa preside vorrebbe picchiare dice che se la polizia l'avesse portato via con la forza, per il detenuto sarebbe stato un aggravante. E certamente, perché nessuna legge al mondo dice che devi portare la mascherina per forza, non c'è, non esiste. E le varie posizioni di molte persone che si sono occupate di questa materia dicono cose dissonanti, e le hanno lette per molto tempo, e poi si è arrivati, siccome c'era un enorme affare da 1.250.000.000 con tangente, è certo che è diventata obbligatoria la mascherina. Io userei anche questo argomento se fossi lei, cara preside, cara professoressa. Onore a quel giovane diciottenne, onore, e sappia che da parte mia ha tutto l'appoggio possibile, e che non sono per dire non porto la mascherina per ribellione, ma vorrei discutere, vorrei capire perché tante posizioni diverse, perché quando l'epidemia era nella fase più grave, agli inizi, si diceva la mascherina non va portata. In Parlamento quella mascherina è arrivata soltanto alla fine di aprile, e ancora oggi si è costretti a portarla, come posso, devo portarla io, benché io abbia avuto il Covid e abbia il cancro, io ho una malattia grave e ho un cuore debole, per cui dovrei non portarla. Ma secondo la preside bisogna portarla, perché c'è una regola, ci sono degli ordini. Ora, questo povero ragazzo, questo ragazzo straordinario, ha semplicemente detto: io non accetto degli ordini irragionevoli, non accetto delle imposizioni da una preside che darebbe un pugno in faccia a quello che la induce, che induce quel giovane al dubbio. Ora, se mai avesse letto Giorello, capirebbe che la scienza è tale perché ascolta le minoranze. Giorello è un grande filosofo della scienza, non hanno ragione le maggioranze nella scienza. Galileo era minoranza, cara preside. Studi, non faccia la preside per dare pugni in faccia a chi insegna la Costituzione e per mandare un povero bambino, invece che proteggerlo, nelle mani della polizia in un ospedale psichiatrico. Si vergogni, cara preside, si vergogni, e cambi mestiere.